Ciao a tutti, sono Stefania Sottile, media partner del collettivo Scrittori Uniti. Ci troviamo al Pisa Book Festival in compagnia di Marco, che oggi ci parla del suo primo romanzo. Ciao Marco. Ciao Stefania, molto piacere. Il mio romanzo si chiama Kairos il Divino, Viscere. È un romanzo epico, ambientato in una terra e in un tempo passato, ma alternativo. Siamo in Asia e siamo secoli dopo un cataclisma che ha distrutto praticamente ogni forma vivente, soprattutto geograficamente parlando, anche l'Europa e parte dell'Asia. Ok, parlami un po' di questi personaggi. Quanto c'è di tuo nei personaggi che hai descritto? Chi sono i protagonisti? Allora, tantissimo. Ci sono molti, molti protagonisti, perché in fin dei conti è un romanzo polifonico. Di solito si ha un protagonista, il viaggio dell'eroe, ma in realtà in questo caso invece abbiamo una serie di personaggi che si avvicendano all'interno dei capitoli. Sono 11 capitoli, finisce così il libro, è molto sottile come potete vedere, è atipico come romanzo fantasy e il protagonista lo vedremo soltanto molto tempo dopo, verso la fine del libro. Quindi avremo sicuramente un colpo di scena, insomma. Una consapevolezza su di sé, sulla sua visione della vita e soprattutto anche su ciò che lo circonda. Si chiama Viscere, è viscerale, la copertina, come abbiamo visto, è ricolma di sangue e di sabbia. E la cosa che interessa di più è che quell'ambiente, ossia un ventre di discordie che accompagnerà sostanzialmente la crescita del, che è il suo Bushi. Il Bushi sarebbe il maestro d'armi, colui che dovrebbe prepararlo alla via per essere un uomo, ma in realtà anche il Bushi non sa come prenderlo e quindi, ahimè, gli affida uno schiavo. Uno schiavo che è sopravvissuto ad una contest di arena e che questo schiavo ha di per sé un potere particolare. È sempre un fantasy, ovviamente, si sta parlando di Kairos. Kairos chi è? È il tempo opportuno, o meglio, il dio del tempo opportuno. Tutti conoscono Cronos, che è il tempo universale, ma chi fa accadere qualcosa è Kairos. Questo, fra virgolette, barbaro, o come lo definiscono gli altri, in realtà ha un segreto. Porta dentro di sé questo potere e svilupperà, diciamo, questo potere insieme a questo giovane nobile, il quale, come abbiamo detto prima, vissuto in questo ventre di discordie, lo porterà dalla sua parte, ma non per nobilitarlo, o meglio, per usarlo. E lo scopriremo. E lo scopriremo. Poche pagine, però sembra che ci sia tanta roba. Io ti faccio un'ultima domanda che è più anche una curiosità. Cosa ne pensi tu delle fiere e soprattutto del modo in cui con il collettivo Scrittori Uniti facciamo in modo che tutti gli scrittori abbiano valore, che possano collaborare tra di loro? Allora, le fiere io penso siano un'opportunità per tutti gli scrittori che sono emergenti. Io ho scritto da poco questo libro, ho fatto alcune fiere quest'anno, sono contentissimo perché ho conosciuto tante persone. Queste persone poi mi hanno aiutato nel mio percorso e una di queste poi mi ha fatto conoscere il collettivo. Quindi sono ancora più motivato. Motivato. Grazie Marco, ciao a tutti. Arrivederci.